Queste peculiarità che condizionano. Questa peculiarità, scusate, che condizionò le stesse ricerche dei due pittori, talora come è stato supposto, indirizzando il più giovane parmigianino su sentieri poco frequentati dal Correggio, diede luogo alla letteratura artistica, cinque e seicentesca, ad un'alternanza di giudizi favorevoli ora all'uno, ora all'altro maestro, finendo per accentuare le divergenze piuttosto che le affinità delle loro ricerche. Le prime voci di letteratura artistica riferite alla Parma del Cinquecentesca sono in genere sbilanciate a favore del parmigiano, come già si intuisce dalle parole del Toni. Pittore di sì disgraziata energia dello spirito, a cui si erano spalancate le porte della raffinatissima corte di Clemente VII, e in cui si era reincarnato Raffaello, e si diceva pubblicamente in Roma per infinite persone lo spirito di Raffaello essere passato nel corpo di Francesco. Parmigianino godette almeno fino al tardo Cinquecento di una fama ben più solida e diffusa di quella riservata al Correggio. Per Vasari, che ne custodiva gelosamente in casa sua un'opera e che ne aveva sentito parlare fin da quando era giovinetto, da Giovanni Antonio Lapoli, e da Pietro Aretino, Parmigianino rappresentava uno dei principali modelli a cui guardare. Pur credendolo nelle vite del 1550, creato del Correggio, egli ne coglieva lo scarto in direzione manierista rispetto al maestro. In molte parti di grazia, di ornamenti e di bella maniera lo avanzò. Ne apprezzava probabilmente più le affinità con gli artisti attivi a Roma che negli anni 20, scusate, come Rosso, che con il Correggio. Con il Correggio e ne elogiava quindi la maestria nel disegno e il nuovo capriccioso modo di dipingere. La sua arte parlava quello stylish style, i cui germogli coltivati nella serra della Roma clementina diedero frutti a partire dal quarto e quinto decennio del Cinquecento in varie città d'Italia, radiandosi fino alle principali corti d'Oltralpe, per partecipare alla fondazione di quel manierismo internazionale che avrebbe artisticamente unificato buona parte di un'Europa politicamente e religiosamente tutt'altro che unita. Ragioni politiche, non meno che inclinazioni estetiche e predilezioni culturali, erano sottese al successo di questo stile che, meglio di ogni altro, si attagliava alle esigenze di un'arte di corte preziosa e sofisticata, capace di declinarsi al servizio del potere, sia nella sua versione privata, nel segreto degli studioli e delle Unterkammern, sia nella sua veste pubblica e celebrativa, grandi cicli di affreschi, apparati effimeri. Ragioni non dissimili da quelle che garantirono la longue durée, scusate, del linguaggio di Parmigianino nella stessa Parma divenuta all'indomani della sua scomparsa, centro cortigiano del Ducato Farnesiano, 1545. Prima di allora, però, il primato di Parmigianino fu quello di portare a Roma la corte pontificia, il nome e la gloria della città che le aveva dato i natali. In questo senso viene presentato il soggiorno romano dell'artista nella prima edizione delle Vite.
A differenza di altri lombardi come il Correggio, che Vasari critica per non aver compiuto il viaggio nell'urbe, necessaria tappa del cursus studiorum dell'artista moderno di coloro che, come il Boccaccino, avevano fama per tutta Lombardia, ma giunti a Roma suscitarono solo riso. Francesco Mazzola si recò a Roma nella fabulazione vasariana, non tanto per imparare dare cose buone, antiche e moderne, quanto per esibire la sua arte, coltivata e maturata nell'humus parmense, ma già capace di suscitare ammirazione. Addirittura, sempre stando al Vasari della Torrentiniana, fu il pontefice in persona a invitarla a trasferirsi nell'urbe, non appena gli fu mostrato l'autoritratto allo specchio converso, Clemente VII pontefice nel vederlo. Tanto se ne stupì, che ordinò di sua bocca che egli da Parma venisse a Roma. Sarebbe difficile sottovalutare il peso che questo resoconto poteva avere nella cornice delle vite, nel confronto incrociato con le vicende ivi narrate di tanti altri artefici coevi al parmigianino e nel sistema di valori sociali dello stesso autore, artista cortigiano, che aveva invece faticato non poco ad affermarsi nella città eterna. Così quell'invito diretto del pontefice, di sua bocca, di quel pontefice fiorentino celebre per il suo mecenatismo, acquisiva nel disegno vasariano il significato di una somma consacrazione, tanto più per un pittore lombardo. Dopo aver specificato gli illustri passaggi di proprietà dell'autoritratto, dal pontefice a Pietro Aretino, da questi a Valerio Belli, e si potrebbe aggiungere da quest'ultimo attraverso Andrea Palladio, ad Alessandro Vittorio e infine all'imperatore Rodolfo II. Il racconto prosegue: venne Francesco da Parma a Roma e da quei prelati fu onorato molto e fu tanto degno di lode per alcune cose sue che colorite aveva recate da Parma, che ne fu giudicato di grande spirito e d'ingegno. Nell'Italia municipale del primo Cinquecento non si può non cogliere l'importanza che una siffatta triplice citazione di Parma, inserita nelle vite vasariane, giocava nell'affermazione della città emiliana come centro artistico indipendente, capace di generare un pittore le cui opere riuscivano a meravigliare quella che era in assoluto la committenza più ambita del tempo, ovvero la Curia di Roma.